prende spunto da un versetto di Shakespeare, se ricordo bene il 137, ma non ricordo l'opera. E abbiamo scelto questo nome in inglese perché comunque ci sembrava molto particolare, ci sembrava molto rappresentativo per l'attitudine della band, perché comunque rappresenta molto anche quelli che sono le liriche dei nostri pezzi, perché ci piace, diciamo, parlare dell'amore non soltanto dal punto di vista quello felice, diciamo, sole, cuore, amore, ma anche dal punto di vista più macabro, più malinconico, diciamo, quello che ci fa più riflettere, insomma. Senti, io ho ascoltato il disco con molto piacere, però mi dovete spiegare la sequenza temporale con cui sono stati scritti i pezzi, perché ci sono delle leggere discrepanze, cioè si passa dall'emocore a un quasi progressivo anni 70, quindi vorrei delle spiegazioni su questo. Ma in effetti questo. È vero, sì, perché per esempio la canzone della guerra, Ninna Nanna, che è stato uno dei nostri cavalli di battaglia, diciamo, che ci ha fatto crescere nel web, ed è per questo che poi abbiamo deciso di inserirlo, è stata scritta appunto diversi anni fa, e per questo c'è, diciamo, un distacco rispetto ad altri pezzi, come per esempio appunto la ballata della farfalla Melite, che è molto più anni 70, più psichedelica, progressive, quindi deriva appunto dalla data di scrittura. Diciamo che i pezzi nuovi hanno tutti una linea più precisa, che anche se non sono presenti nell'EP, però diciamo che sono tutti molto legati, hanno tutti diciamo lo stesso sound, la stessa attitudine. Diciamo che il pianto e la ballata della conferenza di vita sono i Blindful Love di oggi. Diciamo che sì. Ninna Nanna è la prima. Ora, la prima, infatti, abbiamo messo anche come prima traccia dell'album. Mentre comunque le restanti, eccetto Un Vampiro, Un Po' Saranno Giorni, che comunque rimandano sempre al genere passato. Ma quindi avete detto i Blindful Love nuovi sono questi, avete già dell'altro materiale quindi? Sì, diciamo, naturalmente si continua a scrivere, si continua a provare, eccetera eccetera, però naturalmente nel primo EP abbiamo deciso di inserire i pezzi che più ci rappresentavano prima e che più ci rappresentano adesso, perché comunque abbiamo già dei fan, siamo partiti, diciamo, dal web da soli, quindi era giusto anche mettere delle canzoni come appunto Ninna Nanna che erano già conosciute, anche se abbiamo deciso di riarrangiarle, anche perché comunque ci teniamo a quello che abbiamo fatto in passato, non è che rimediamo niente.